meno di 100.000 aborti procurati in un anno. È la prima volta che accade dall'approvazione della legge 194. Una diminuzione costante, oggi di più del 50% rispetto al 1982, quando le interruzioni volontarie di gravidanza in Italia furono quasi 235.000. Che cosa si cela dietro i numeri di questa drammatica contabilità? Senz'altro diminuisce il numero delle gravidanze, sottolinea la fondatrice dello storico Centro di Aiuto alla Vita della Clinica Mangiagalli di Milano, ma è invece in aumento il numero delle donne che, se aiutate, rinunciano ad abortire. Qui ci sono donne che entrano col certificato in mano o addirittura dalla sala operatoria vengono su, convinte di abortire, poi si sentono dire che potrebbero essere aiutate in tante maniere e cambiano idea, perché nessuna donna è felice di andare ad abortire. Un aborto su tre è chiesto da una donna straniera. È tra i più bassi rispetto agli altri paesi occidentali il ricorso all'aborto tra le minorenni e resta tra i più bassi anche il numero di donne che hanno abortito più volte. Sono dati però che non fotografano la realtà per la diffusione clandestina della pillola del giorno dopo. Se la donna è una donna povera e vuole abortire, basta che vada nei pressi della stazione centrale, in un certo punto si tocchi un po' la pancia così come le hanno insegnato e c'è subito chi si avvicina per spacciarle la pillola. Ogni medico abortista pratica in media meno di 2 aborti a settimana, mentre è del 70% ed è in aumento il numero di ginecologi obiettori di coscienza che non vogliono più praticare aborti. Non ne possono più. Io ne ho conosciuto uno che ne ha fatti 5.000 e oggi ha detto basta, basta.